È andato in avanti, ha fatto un passo in avanti, però la palla gli è rimasta dietro. Ferrara, Maradona, Maradona fra due uomini, va a servire Ferrara, la palla persa dai giocatori del Napoli e poi è Agnolin che fa segno di continuare a giocare con grande mimica. Maradona e Agnolin si vogliono dire. Beh, in questo caso credo che abbia ragione Maradona, perché questa Sì, il palla lui pallone l'ha non l'ha subito. potuto prendere, questa palla non l'ha potuto prendere perché qualcuno l'ha messo a terra. Agnolini credo che stia spiegando che lui ha dato il vantaggio, la palla dice l'avevate voi, potevate gestirla meglio, però ecco. Tu dici, se non mi avessero fatto fallo, io avrei potuto giocare meglio la mia palla. Chiaramente. Il pallone ora è calciato da Baresi. Tutto il Milan nella metà campo offensiva. Rijkaard va in pressing con Radini. Rijkaard dall'indietro in direzione di Tassotti, ma c'è un. Si riprende a giocare per un fallo commesso a metà campo. Poi Baresi. Baresi ancora in direzione di Maldini, che vorrebbe servire Evani, ma persa palla dal Milan. Può ripartire il Napoli con Maradona, quindi il servizio in direzione di Ferrara, c'è Careca sul pallone, Careca ancora, si allarga sulla sinistra davanti a sé Mussi, poi la sfera servita a Crippa, dentro per Maradona, parte Maradona davanti a Galli, colpo in testa di Maradona ed è gol! Il gol di Maradona! Il gol di Maradona! Grande gol, soprattutto perché Maradona ha trovato il tempo, si è inserito centralmente e credo che sia stato giusto così, perché mi pare che ci fosse, non so chi, un giocatore del Milan che teneva proprio in gioco, Era Mussi. che teneva proprio in gioco Maradona. Mussi ha tenuto in gioco Maradona, il colpo di testa quasi beffardo di Diego Armando Maradona sull'uscita di Giovanni Galli e il gol dell'1-0, il gol Beppe che il San Paolo attendeva. Eh sì, anche perché l'ha fatto Maradona e l'ha realizzato con un grande, diciamo così, gioco di prestigio. Il gol di Diego Armando Maradona. Il gol dell'1-0, guardate qui il pallone tagliato dentro, nella terra di nessuno, c'è anche Tassotti a tenere Non in so se Tassotti o Costacurta, che mi sembrava tenesse in gioco. Maradona. Dunque il gol dell'1-0. Il Milan, fino ad ora dobbiamo dire la verità, ha giocato meglio, ma il gol è arrivato da Diego Armando Maradona. Il Napoli può pungere ancora, attenzione, Careca, Careca sulla destra, alza la testa Careca. Poi va sul fondo, mette in mezzo, facile per Giovanni Galli. Sono d'accordo con te, Cesare, il Milan ha giocato meglio, però è il Napoli che è in vantaggio. Il Milan ha giocato benissimo, ma ha sbagliato niente. Ora invece è esagerato. L'organizzazione difensiva in questo frangente, cioè in occasione del gol di Maradona, non è stata perfetta. Il pallone controllato ora da De Napoli, bravo Virdis a crederci, si butta sul pallone Virdis, poi ancora De Napoli. Qualcosa da dire, ha commesso fallo De Napoli d'altra parte, fischia la punizione Agnolin, si può riprendere a giocare, ma la battuta di Evani, Agnolin però mi sembra che non stesse guardando l'azione, dunque c'è da battere la punizione ancora, un richiamo verbale per Renica. Esattamente, stava parlando, quelli del Milan hanno riniziato l'azione, credo che sia giusto L'arbitro deve quantomeno vedere quello che sta succedendo in riprendere il campo. gioco. Inquadratura dall'alto, un parziale del San Paolo che è totalmente esaurito oggi, più di 80.000 spettatori. Napoli in vantaggio per 1-0, gol di testa di Maradona sull'uscita di Giovanni Galli. Evani per Colombo, il cross in mezzo, c'è la testa di Renica, poi calcia malamente Mussi e il pallone è controllato da Virdis che si allarga sulla fascia. Virdis mette in mezzo, viene fermato, contratto il pallone, recupera Corradini. Può servire Francini, parte Francini sulla sinistra, c'è anche Crippa, si accentra il giocatore partenopeo, anzi no, è Carnevale in ripiegamento difensivo. Il pallone ora servito a Giovanni a Giuliani, siamo sull'1-0 e il primo tempo potrebbe terminare da un momento all'altro, si attende solo il fischio finale di Agnolin, temporeggia Giuliani. Poi c'è il rinvio del portiere, palla lunghissima. Baresi, manca l'intervento Baresi, c'è Maradona, attenzione, Careca! E sono due, incredibile! Incredibile, 1-2 del Napoli con Maradona e Careca! Sono due grandi campioni, si diceva prima, che sono due giocatori di classe
che si capiscono al volo. E qui hanno fatto, hanno completato, ha finalizzato un'azione proprio tutta al volo, fatta da Maradona e da Careca. Beppe, chi se l'aspettava però un errore del genere da Franco Baresi? Nessuno, probabilmente quel gol che hanno, che è stato realizzato da Maradona, ha creato qualche problemino alla difesa del Milan. In prima persona Baresi. Il portiere Giovanni Galli ora chiede il fuorigioco, ma sinceramente non mi sembra ci sia stato fuorigioco in questa azione. Noi abbiamo visto un errore di Baresi che sinceramente non ci attendevamo dal capitano rossonero. Il gol è scaturito da un lungo rinvio del portiere, tra l'altro. Sì, è un lungo rinvio del portiere, un mancato intervento di Baresi, e mi è sembrato tutto regolare. Finisce qua il primo tempo nel quale il Milan ha giocato meglio, ma nel quale il Napoli ha segnato due volte, al 42esimo con Maradona e al 45esimo con Careca. Con Beppe Savoldi ci risentiamo per l'inizio del secondo tempo. Di nuovo buon pomeriggio da Cesare Barbieri e da Beppe Savoldi. Beppe, fra il primo e il secondo tempo qui si è parlato solo degli ultimi tre minuti della prima frazione. Sono stati tre minuti veramente fondamentali, determinanti. Purtroppo sono stati determinati in negativo per il Milan e in positivo chiaramente per il Napoli. Milan che aveva corso un solo pericolo fino al 42esimo, quando Maradona prima e Careca poi hanno superato Giovanni Galli, fra l'altro due gol facili facili, perché Careca si è trovato a due metri alla porta e Maradona ha colpito di testa da 20 metri, ma non c'era nessuno che lo contrastava. Sì, è vero, esatto. Purtroppo sono errori che capitano. Ci sono, la squadra si è espressa bene, specialmente in fase difensiva, e parlo del Milan, e poi due svarioni, due disattenzioni hanno causato questo 2-0 da parte dei gol messi a segno da Maradona e Careca. Non ci sono state variazioni nelle due squadre, quindi andiamo a ripercorrere gli 11 del Napoli: Giuliani, Ferrara, Francini, Fusi, Corradini, Renica, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Risponde il Milan con Galli, Mussi e Maldini, Colombo, Tassotti, Baresi, Costa Curta, Rijkaard, Van Basten e Vani Virdis. Attenzione a Van Basten, largo sulla destra, ma c'è il fuorigioco. È sembrato che a me, prima che alzasse la bandierina il guardaline, facevo cenno di sì con la testa perché mi sembrava ci fosse. Ho avuto la conferma appunto dal guardialine, che ha alzato immediatamente la bandierina. In questi primi tempi si è segnato poco: gol per l'Inter, capoclassifica di Matteoli, gol per la Juve per Rui Barros, i due gol di Napoli e poi il gol di Edu Marangon a Roma, con il Torino in vantaggio sulla Roma per 1-0. Punizione in favore del Napoli ora sulla linea di metà campo. Carnevale, che in questa partita non si è visto moltissimo ma è stato comunque prezioso. C'è Crippa sulla palla, vediamo inquadrato anche Colombo. Crippa pronto a calciare, la battuta di Crippa, il controllo di Maradona. Poi mette dentro la palla Maradona per Crippa, è in fuorigioco. Non lo so, non mi è sembrato, probabilmente c'era, se è stato segnalato dal guardalinee. Ha avuto poi la conferma di Agnolin, che subito ha detto ok, ha fatto segno con la mano che al guardalinee che aveva segnalato giusto. Pallone sulla sinistra per Maldini. Paolo Maldini ha giocato gli europei in Germania, ha avuto la palla del gol del 2-1 contro la Germania, 10 dalla fine, ma ha calciato sull'esterno della rete. Paolo Maldini in pochissimo tempo si è guadagnato la maglia della nazionale. Dopo Antonio Cabrini, il titolare è stato per qualche partita Giovanni Francini, poi però la classe di Paolo Maldini, Beppe, ha spazzato via anche la concorrenza di Francini. Sì, è un giocatore che ha dimostrato di avere grandi, grandi qualità, e soprattutto in un campionato come quello mondiale. Attenzione, attenzione al Napoli con Carnevale, la conclusione di via Galli, Francini e 3-0! Il terzo contropiede in 5 minuti, incredibile! Sì, la difesa del Milan è andata in bambola, non riescono a capire più niente. O meglio diciamo che gli attaccanti del Napoli hanno capito come
come superare questa difesa. Qui però mi sembrava, adesso voglio essere, sono sincero, essere obiettivo, mi sembrava ci fosse un leggero fuorigioco da parte di Carnevale. Sì, il pallone per Carnevale con la maglia numero 11. Abbiamo visto Baresi alzare il braccio a metà campo, la conclusione, Galli ha fatto tutto ciò che ha potuto, ma la palla è rimasta nell'area piccola e Francini ha spinto in rete. E Beppe, in questi momenti trovare la forza per giocare non è facile. Perché... No, non è facile, no Cesare, però io a questo punto ce l'avrei fatta da subito, è quella di non attuare più il fuorigioco, di giocare in una maniera tradizionale, perché se la squadra a un certo punto non c'è più, è andata in bambola come si dice, e allora devi cercare di riorganizzare in un modo diverso, perché qui rischiano veramente di fare 3 contro 2 ancora, ecco. Maradona 3 contro 2, Maradona, e ha voluto strafare Careca in area, tira, grande deviazione di Galli, c'è in campo solo il Napoli ora. Sì, ma è anche il Milan che non c'è più, ecco, come dicevo prima, stanno faticando tutti in difesa, sono tutti in difficoltà. Maradona prima li ha graziati perché poteva servire, aveva due compagni, uno a destra e uno a sinistra, lui voleva cercare il numero e passare in mezzo a due. C'è il corner per il Napoli, 3 gol in 5 minuti. Dobbiamo dire che il primo gol ha letteralmente cambiato la partita, Beppe, non tanto perché è stato il gol dell'1-0, ma per come è arrivato. Sì, è stato di ottima fattura, sicuramente, però alla base, non dico sempre, ma quasi sempre, c'è sempre una disattenzione, un errore da parte del difensore. Così è stato il primo gol. E anche il secondo gol, diciamo, che ha realizzato il Napoli. E ora abbiamo visto il Milan veramente in difficoltà a metà campo, un pallone facilissimo sbagliato da due giocatori del Milan, e ora Arrigo Sacchi veramente dovrà chiedere ai suoi uno sforzo supplementare, perché giocare sotto 3-0 al San Paolo non è facile, ma se il Milan non si ritrova più che in fretta rischia veramente di subire un pesante passivo, perché i tifosi del Napoli e il Napoli, da quando hanno perso lo scudetto in casa con il Milan, non chiedono altro. No, poi adesso di fronte i giocatori del Napoli, di fronte al loro pubblico, non si fermano, sono galvanizzati, capito, e cercheranno, si sentiranno più forti e cercheranno in tutti i modi di fargli altri gol. La rimessa in gioco in favore di Crippa, che viene fermato, la palla finisce fuori. Beppe, il pubblico a voi ha sempre chiesto di continuare a giocare, di non fermarvi mai, ogni gol era una festa vera a San Paolo. È sempre quello, da sempre, il tifoso napoletano ha sempre chiesto l'impegno, dal primo al 90esimo. E chiaramente i giocatori non ci sono che quelli che sentono veramente il pubblico, quello che sentono la napoletanità, diciamo così, no? Danno sempre il massimo. D'altra parte, vivere a Napoli era estremamente coinvolgente, mi dicevi, perché dalla mattina alla sera ti facevano sentire un giocatore del Napoli, ti fermavano per strada, ti chiedevano. Sì, a Napoli diciamo che vita privata ce n'hai poca, vivi da mattina a sera, come dicevi tu, sempre di calcio, perciò il calcio, il pallone, il tifo, il campo l'avevi sempre presente, sempre davanti a te. Carnevale, dicevamo, siamo sul 3-0 quando sono 7 i minuti di gara nel corso del secondo tempo. I gol di Maradona al 42esimo, Careca al 45esimo, Francini al 48esimo. Un passivo che assolutamente non si poteva presagire fino al 40esimo. Poi il gol di Maradona, che ha letteralmente cambiato la storia di questa partita. Colpo di testa di Carnevale per Maradona, l'anticipo su di lui e di Maldini, il controllo di Evani, poi ancora Maldini, si allarga Costa Curta, c'è Rijkaard, riceve Rijkaard in mezzo al campo, il tocco dentro per Colombo, sbaglia anche Rijkaard, e questa è una cosa da sottolineare in rosso perché sbaglia raramente Rijkaard. Poi c'è Baresi che si butta sul pallone, Costa Curta largo in direzione di Evani per la testa di Van Basten, ha cercato di colpire come ha potuto Van Basten, palla fuori.
Sì, adesso il Milan sta cercando di ricomporre un po' i cocci, come si dice. Facce tristi, anche Sacchi dice all'operatore di allontanarsi. Io non credo sia questo qui il momento migliore per essere ripresi. Il Milan sta andando molto bene, adesso deve cercare di ritrovarsi, cercare quantomeno di finire questa partita nel miglior modo possibile e soprattutto di non prenderne altre. Il pallone verso il centro, certo, se il Milan segnasse ora la partita si potrebbe riaprire, però qua vediamo il Napoli che parte in contropiede con Maradona, il colpo di tacco in direzione di Renica, poi la palla è larga per Careca, punta Baresi, Careca al limite dell'area, il tocco per Renica, la sventola Renica, grande Giovanni Galli. Cioè, se vediamo Reni che va al tiro, vuol dire che questa squadra, parlo del Napoli, c'è, si sente forte, non ha più nessun timore. Io non credo che se il Milan andasse gol potrebbe diventare così preoccupante per il Napoli. Tu la vedi proprio chiusa. Io credo che questo Napoli, almeno visto così, è troppo forte, può vincere contro qualsiasi squadra e non aver timore neanche di un'eventuale ripresa del Milan. Beppe, abbiamo visto Ottavio Bianchi che non ha cambiato espressione assolutamente, sta vincendo 3-0 con la prima in classifica, però è seduto, mastica la cicca, è assolutamente tranquillo come se non fosse successo ancora nulla. Ma lui è impassibile, è uno che non è, non manifesta nessun sentimento, nessuna emozione, che uno, che la sua squadra vinca, che la sua squadra perda o pareggi, non è, la sua espressione è sempre la stessa. Allontana ora il Milan, che può ripartire con Evani, ma viene fermato, spunta dalle retrovie Fusi, addirittura va a superare con un gioco di prestigio Maldini, poi viene fermato Fusi, incredibile come ora il Napoli sia veramente galvanizzato, perché Fusi ha fatto una cosa che raramente li abbiamo visto fare. Hai detto giustamente tu, ormai il Napoli è galvanizzato, si può permettere di fare qualsiasi cosa. Abbiamo visto prima Fusi che ha fatto un bellissimo palleggio, ha scavalcato con un pallonetto Maldini addirittura, adesso l'entusiasmo è a mille e tutto gli riesce facile, cosa invece che riesce tutto difficile in questo momento al Milan. E abbiamo visto il pubblico praticamente tutto quanto in piedi, d'altra parte il pubblico parlava di questa partita già da 15 giorni, c'era veramente voglia di vedere il Napoli giocare bene. Il Napoli nel primo tempo non ha giocato benissimo, ha giocato meglio il Milan, però i gol hanno letteralmente cambiato la storia. La testa di Maradona per Kripa, si apre un'altra voragine sulla destra, bravo Angelo Colombo che va a chiudere su Kripa, giocatore che dal Seregno è passato al Meda, poi il Pavia, dal Pavia al Torino e dopo pochi mesi di Serie A col Torino subito come fuori quota la maglia della nazionale Under 21. Una carriera che ha subito un'impennata improvvisa dopo un ottimo campionato in C2 con il Pavia, mentre invece Angelo Colombo ha sempre giocato in Serie A, ha vestito la maglia dell'Udinese, dell'Avellino, ma da quando si è trovato il Milan ha raccolto le enormi soddisfazioni. Sì, ma ci sono appunto dei giocatori che dimostrano di avere qualità anche se non giocano in Serie A o giocano solo, come dicevi tu, interregionali o in C2. Sono giocatori che arrivano subito e poi si fermano. Invece ci sono dei giocatori che magari arrivano tardi perché migliorano di anno in anno le proprie qualità, le proprie potenzialità. Ecco perché i giocatori vanno sempre seguiti, vanno sempre non mai lasciati perdere, perché possono avere uno sviluppo calcistico tardivo. Ammonito Mussi, io volevo chiederti un'altra cosa, lasciamo battere la punizione a Maradona, poi riprendiamo questo discorso su chi arriva prima e chi può arrivare dopo in Serie A. Maradona pronto a calciare, sono due gli uomini in barriera, centro area fa movimento Careca, parte la battuta di Maradona, ci mette la mano Giovanni Galli, poi può concludere De Napoli, la palla finisce fuori in corner, anzi no, non è corner,
il tiro di De Napoli con la palla che è finita fuori, ha importanza, Beppe, dove si è fatto il settore giovanile per arrivare prima o dopo in Serie A? Ci sono posti nei quali ti insegnano magari da subito a giocare? Indubbiamente un settore giovanile dove ti insegnano a giocare, quantomeno ti insegnano i fondamentali, che è molto importante stare in campo, non solo tecnicamente ma anche tatticamente, direi che è basilare per i ragazzi. Alcuni, ecco, dicevo, in questa fase riescono a prendere subito, per dire, nel giro di poco tempo, nel giro di qualche anno, seguendolo il suo graduale sviluppo del ragazzo. Altri invece sono un po' tardivi, tra virgolette, certe cose non le memorizzano subito, ma riescono a capirle a distanza di anni. E poi va considerato anche il fatto che non tutti i ragazzi riescono ad essere fortunati, cioè a trovare di esprimersi al momento giusto, cioè al posto giusto al momento giusto. Magari perdono l'occasione e da quell'occasione, magari che l'hanno persa, vengono lasciati andare al loro destino. Tu puoi dire sei bravissimo, ma se in prima squadra c'è un mediano che non si infortuna mai, tu non puoi mai giocare, perché un giocatore della primavera raramente ruba il posto a chi gioca in Serie A da tanti anni. Esattamente, o magari quel dirigente che pretende in una sola volta che il ragazzo dimostri le sue qualità. Magari il ragazzo in quell'occasione ha avuto dei problemi, ha incontrato magari la giornata negativa degli avversari troppo forti o i suoi compagni che non gli hanno dato il supporto necessario per fare un buon esordio. Io ricordo ai nostri telespettatori una, e poi ritorniamo sul commento della partita, quanto è successo a Costanzo Barcella. Al 22esimo, nella sua prima partita in Serie A, ebbe mal di pancia e dovette essere sostituito. La tensione nervosa gli giocò questo brutto scherzo in campo, ovviamente, in quello stato non poteva rimanere. Fuori Colombo nel Milan, in campo Mannari, una punta, una sostituzione anche nel Napoli. Fuori Fusi, in campo Carannante. Dunque provano a cambiare qualcosa i due tecnici. Il tecnico del Napoli, Ottavio Bianchi, decide di sostituire Fusi con Carannante. Invece mi sembra più importante il cambio del Milan, Beppe, dentro Mannari, fuori Colombo. Sì, esattamente, tra Fusi e Carannante non c'è molta differenza. Fusi, diciamo, è un più qualità, è un più centrocampista, Carannante è più difensore, però in sostanza non cambia niente. Quello che potrebbe cambiare qualcosa è appunto l'inserimento di Mannari al posto di Colombo, da un centrocampista difensivo a un attaccante puro. E c'è subito Evani che si rende pericoloso. Intanto da Firenze giunge la notizia del gol di Dossena, in vantaggio la Sampdoria sulla Fiorentina. Sampdoria che ora va a raggiungere il Napoli in seconda posizione, l'Inter è sempre prima. Il tiro ancora di Evani sulla schiena di Renica, poi il retropassaggio in direzione di Giuliani e di Francini. E qui il Napoli si è fatto un po' sorprendere da quando è entrato in campo Mannari, due occasioni in favore del Milan. D'altra parte, da un giocatore di contenimento a una punta, qualcosa cambia nello schieramento comunque offensivo. Sì, cambia moltissimo, e chiaramente adesso deve essere la difesa del Napoli a stare molto più attenta, molto più accorta, perché Mannari è un giocatore svelto, rapido, che con le sue qualità tecniche può mettere in difficoltà. È chiaro che se dovesse trovare subito gol, ma nel giro di pochi minuti, il Milan potrebbe quantomeno sperare di riuscire a mettere in difficoltà il Napoli. Nato nei pressi di Livorno, Mannari, qualche collega lo ha soprannominato Lupetto. In avanti il pallone per Van Basten, che è in fuorigioco. Mannari, comunque, lo ricordiamo, ha segnato a Madrid un gol contro il Real nel trofeo Santiago Bernabeu. Partita vinta 3-0 dal Milan di Sacchi, una lezione di calcio straordinaria, e soprattutto tre gol segnati al Bernabeu, uno di Mannari in contropiede che ha avuto la meglio del portiere Buho. Lancio di Renica, il controllo di Maradona, dentro Maradona in direzione di Carnevale, l'anticipo di Mussi, c'era anche Tassotti a fare buona guardia. Sì, sono stati bravissimi i difensori del Milan, subito immediatamente quando Maradona ha lanciato la palla si sono portati in due e hanno chiuso
l'azione dell'attaccante del Napoli. E Vanni Maldini in area di rigore, Maldini viene affrontato e c'è il rigore. Sì, mi pare ineccepibile, giusto. Renica non ha detto una parola. Esattamente, non ha protestato, vuol dire che è d'accordo con l'arbitro, con la decisione dell'arbitro. Anzi, si è messo le mani nei capelli anziché protestare, dimostrazione che è stato il primo a capire di aver commesso fallo. Sì, poteva messo le mani nei capelli perché ha capito che poteva fare a meno, o quantomeno pensare che se Virdis riesce a realizzare questo gol potrebbero creare delle difficoltà al Napoli. Virdis sul pallone, pronto a calciare. Pietro Paolo Virdis contro Giuliani. Tutto è pronto, il San Paolo è praticamente ammutolito. C'è ora Agnolin che fischia, chiede ai giocatori di rimanere tutti quanti lontani dall'area di rigore. Parte Virdis, il tiro e il gol. Nulla da fare per Giuliani. No, assolutamente no. Virdis ha calciato benissimo questo calcio di rigore, ha una rincorsa lunghissima, ha dato l'impressione di calciare forte e poi ha rallentato quando è stato per arrivare sulla palla. Ecco, ha alzato la testa, ha guardato il portiere e l'ha messo dal lato opposto. Si è quasi mosso prima Giuliani, appena Giuliani ha accennato a tuffarsi sulla sua destra, lui ha messo la palla dall'altra parte. Sì, ecco, in questo frangente ha dato chiaramente a Virdis la possibilità di mettere la palla alle sue spalle. Beppe, anche tu aspettavi che il portiere si muovesse e si tuffasse da una parte. Ho detto appunto che Virdis è partito forte, ha preso la rincorsa, è partito forte, poi ha rallentato sulla palla perché anch'io calciavo il rigore in questa maniera. E arrivando poi vicino alla palla rallentavo, alzavo la testa e vedevo un pochettino quale posizione assumeva il portiere. Trovavo difficoltà quando i portieri rimanevano fermi, no? E allora a questo punto avevi una frazione di secondo per decidere cosa lì fare. Lì io dovevo decidere, però quasi sempre lo mettevo alla sua destra perché così avevo mi allenavo durante gli allenamenti. Poi il portiere è obbligato a muoversi prima, sennò ovviamente sulla palla non ci può mai arrivare. Esattamente. Carannante in avanti, c'è Maradona che viene anticipato ora da Baresi. Milan che si porta in avanti, 3-1 il punteggio. Maradona al 42esimo, Careca al 45esimo, al 48esimo Francini e ora al 65esimo su calcio di rigore Pietro Paolo Virdis. Milan che può credere nel miracolo. Rijkaard, serve per ora il gol del 3-2. Rijkaard taglia dentro. Ci deve credere Cesare il Milan, ci deve credere perché ci sono ancora molti minuti da giocare e c'è tutto il tempo per poter recuperare questa partita. Chiaro, deve subito fare il secondo gol, allora poi sì, le cose si mettono bene perché acquisti fiducia, acquisti padronanza delle tue possibilità, così. Maradona viene fermato fallosamente da Paolo Maldini. E c'è il cartellino giallo anche per Maldini, sono due i cartellini gialli, Mussi e Maldini, tutti e due nel secondo tempo, ammoniti da Agnolin, controllo di Maradona, poi Maldini interviene la prima volta sul pallone, poi la seconda volta interviene un po' più duramente. Sì, è entrato sulla palla, ha toccato la palla, però dopodiché i suoi piedi sono andati a finire sugli stinchi di Maradona. E qui vediamo la reazione di Maldini, è già un sintomo perché sono convinti anche loro che ce la possono fare. Una reazione del genere dunque vuol dire a tutta la squadra, ragazzi, crediamoci, perché Maldini tutto sommato si è fatto ammonire per un eccesso di agonismo. Ma alcune volte bisogna arrivare a questi stati d'animo, diciamo così, avere questa reazione proprio per dare un messaggio, lanciare un messaggio, far capire ai compagni che la partita è ancora tutta da giocare. Calcio di punizione in favore del Napoli, pallone approvato dalla FIFA questo, come ci mostra l'inquadratura, la testa di Carnevale non passa il pallone, la sfera è controllata ora da Costa Curta sul settore di destra. Il lancio in avanti non è controllato da Van Basten, Virdis per Van Basten, strano che a calciare il rigore sia stato Pietro Paolo Virdis e non Marco Van Basten. Il pallone ora servito sulla sinistra a Careca, va Careca, Careca finta di corpo, poi deve servire all'indietro per Crippa.
i falli commessi sono stati più di uno, sinceramente. L'arbitro ha fischiato il fallo commesso ai danni di Massimo Crippa, però. Sì, abbiamo visto un po' di gente spingere. Sì, ma hanno spinto tutti, è un momento particolare questo. Adesso il Milan cerca di trovare il secondo gol. Chiaramente il Napoli ha capito questo e cerca di reagire di conseguenza. Abbiamo visto Careca perdere un po' il pallone e commettere fallo, poi c'è stato il fallo su Crippa. E ora c'è Maradona pronto a calciare. Siamo al minuto numero 24 nel corso del secondo tempo. Pronto a calciare Maradona, dentro, tagliato per Carnevale. È stato bellissimo. Ha ragione, secondo me, Carnevale di protestare. Se noi possiamo rivedere questa azione, vediamo che mi pare che sia stato Rijkaard abbia strattonato. La palla era fantastica, era sulla testa. Sì, è stata perfetta, l'ha chiamato proprio, come se aveva proprio, come si dice, i contagiri. Il pallone ora è controllato da Rijkaard, si allarga Maldini sulla sinistra, Rijkaard in zona centrale, il servizio ora è per Evani, poi scivola Van Basten, c'è Maradona fra due uomini, c'è anche Mannari, subisce fallo Maradona che manda un po' tutti a quel paese. Intervento duro su Maradona, Diego Armando Maradona. Mi sembra quasi che Maradona lo faccia apposta, mi sembra che stia tornando a centrocampo per poter ricevere la palla e farsi fare fallo. Il sacrificio del capitano potremmo definirlo, però quello di subire fallo è il modo migliore, Beppe, per spezzare il ritmo al Milan. Esattamente, lo fa prima per spezzare il ritmo, poi per far respirare la squadra e secondo sperando che l'arbitro ammonisca qualcuno del Milan. La testa di Rijkaard, 3-1 il punteggio, questa è una bella partita, abbiamo visto un bel Milan nel primo tempo, abbiamo visto poi il Napoli segnare due reti, il terzo gol in apertura di ripresa, poi abbiamo visto giocare veramente bene il Napoli e ora il gol di Virdis ha riacceso la sfida. Sì, deve trovare il Milan un altro gol, solo così potrà sperare di poter pareggiare questa partita. Costa Curta dietro per Tassotti. Tassotti ora ha un'ottima tecnica, arrivato alla Lazio, giocatore un po' rude, poi Lidl lo ha forgiato tecnicamente, Mauro Tassotti, nato a Roma ma praticamente da 8 stagioni a Milano. Il controllo di Maldini, si allarga Evani, non riceve, cade Maldini, forse lo hanno spinto. Giuliani sul pallone, va Virdis a pressare. Pietro Paolo Virdis, lo ricordiamo, passò dal Cagliari alla Juventus, ma tra mille polemiche proprio il giocatore non voleva lasciare la sua Sardegna. Io ricordo che Gigi Riva non voleva andare a giocare in Sardegna. Ora c'è un fallo commesso ai danni di De Napoli e poi Gigi Riva ci è rimasto, non ha voluto lasciarla, e Pietro Paolo Virdis non voleva saperne di passare dal Cagliari alla Juventus. Poi l'arrivo a Torino, un problema con la mononucleosi, poi una grandissima carriera per Pietro Paolo Virdis, fatta di tanti e tanti successi. Punizione in favore del Napoli, con Nando De Napoli pronto a calciare. Questo giocatore invece di problemi praticamente non ne ha mai avuti, ha sempre corso lungo tutto il campo con la maglia dell'Avellino, del Napoli e della Nazionale. La testa di Rijkaard, corner in favore del Napoli. Siamo sul 3-1 e Napoli che si mantiene in avanti. Vediamo chi va a calciare. Maradona va a calciare dalla sinistra. Galli parecchio attento, non può distrarsi, parte il pallone verso il centro, lo alza Mussi, poi c'è un tentativo goffo di Van Basten in difesa dall'altra parte. Lui è un grandissimo attaccante e gli attaccanti in difesa, Beppe, tante volte senza fare apposta fanno danni. Hai ragione, si è visto come si è posizionato, si è comportato. La mente, tu hai mentalmente la posizione, l'indirizzo verso la porta avversaria. Quando sei nella tua porta o ti tocca fare qualcosa, rischi veramente, come dicevi tu, di fare dei danni. Anche perché tante volte devi pensare, non puoi giocare distinto come invece sei abituato a fare nella metà campo avversaria. Esattamente, è un conto. È un conto costruire come in genere fanno gli attaccanti e un conto difendere come di solito fanno i difensori.
Il pallone controllato da Costa Curta, offerto a Maldini, va Maldini, poi alza la testa, dentro, dentro il pallone per Mannari. È stato ottimo questo invito, probabilmente Mannari non ci ha creduto fino in fondo, se andava, continuava la corsa probabilmente ci sarebbe arrivato. Bravo anche a Corradini che è andato a chiudere su Mannari lasciando Virdis, e ora ci dovrebbe essere un'altra sostituzione. Mi sembra di vedere un po' di movimento dalle parti della panchina del Milan. Vediamo se Arrigo Sacchi ha da operare un altro cambio oppure no. No, corner in favore del Napoli. Comunque si stanno scaldando un po' tutti gli elementi della panchina del Milan. Albertini, Cappellini e c'è anche Viviani. Mannari invece, lo ricordiamo, è entrato al posto di Colombo a cercare di dare un po' più di vivacità all'attacco del Milan, o quantomeno a cercare di dare vivacità al Milan, che era sotto per 3-0. Il lancio di Giuliani che ha portato al gol del 2-0, un lancio di 80 metri del portiere, un errore di Baresi e poi il gol di Careca su suggerimento di Maradona. Ma questa è storia che riguarda il primo tempo. Va Mussi dietro per Rijkaard, dentro in favore di Virdis, ma c'è il colpo di testa di Renica con la palla che finisce fuori. Rimessa per Costa Curta, Costa Curta per Rijkaard, ancora dolce il pallone di Rijkaard, però troppo facile per la difesa. Troppo facile per la difesa del Napoli, perché tutti e tre i giocatori del Milan che aspettavano questa palla erano tutti e tre insieme alle spalle appunto della difesa. Nessuno si è portato davanti a essa, cioè andare incontro, come si dice, sul primo palo. Rijkaard, Mussi, lo scambio ancora con Costa Curta, poi Mussi va sul fondo, mette in mezzo, pericolo per il Napoli, e Maldini che controlla malamente, pericolo vero per il Napoli. Doveva calciare subito di prima Maldini, non doveva assolutamente stoppare quella palla, era troppo vicino ai giocatori, ai difensori del Napoli. Uno stop sbagliato come è successo, un controllo si può perdere la palla. E abbiamo visto Arrigo Sacchi far alzare Cappellini, un'altra punta. E beh, a questo punto non ha più niente da perdere, ormai fa bene Sacchi, deve rischiare, deve cercare in tutte le maniere di riuscire a pareggiare. Sarà molto difficile, perché ormai il Napoli vede mai questa partita diciamo quasi vinta, ecco, e allora cercherà di tirar fuori le ultime energie, le ultime forze per portare questo risultato al 90esimo. Però mi sembra che togliersi la tuta sia stato invece Viviani. Eh sì, è Viviani il giocatore che sta per entrare in campo. Entra dunque Viviani e esce Billy Costa Curta, entra un centrocampista al posto di Billy Costa Curta. D'altra parte, se c'è da costruire un centrocampista è più adatto di Costa Curta, che è un grandissimo difensore, ma è stato impiegato in alcuni momenti un po' fuori ruolo oggi. Sì, esattamente, è stato impiegato in una posizione che non è sua, però tutto sommato ha giocato bene. Ora chiaramente il Milan deve mettercela tutta, deve cercare di tirar fuori le ultime energie, perché il Napoli ora, e lo vediamo qui, si chiuderà tutto cercando di non prendere altri gol e di, come Careca, vediamo Careca adesso, contropiede, Careca, limite dell'area, Careca, poker del Napoli, gol di Careca, 4-1, incredibile. Se arrabbia Sacchi, ha ragione. Ormai la squadra era tutta sbilanciata in avanti, l'ha impostata un po' lui la squadra, cioè quella di dire adesso andate avanti, rischiate il tutto per tutto, però bisogna che stare attenti anche al contropiede. Il lancio di Francini, Careca in velocità con Tassotti, Careca il controllo, esce Giovanni Galli, forse poteva uscire prima, ma d'altra parte quando è così, Beppe, no, ma non ci poteva far niente. E sono stata la posizione iniziale dei difensori del Milan che era sbagliata. Il gol di Careca. Tu che hai giocato in attacco, Beppe, in questi momenti vorresti che la palla non,
Vorresti essere subito in porta o vorresti continuare questa corsa palla al piede quando con sei, il pubblico che urla? Quando sei in queste situazioni non arrivi mai alla porta, c'è sempre da correre, c'è sempre ancora dei metri. Ti sembra più corto il campo in altri momenti, mi sembra. Sì, è vero. Il gol del 4-1, una grande prestazione del Napoli che ha colpito il Milan giocando all'italiana, possiamo dire a questo punto, giocando in contropiede. Approfittando dagli errori della squadra avversaria e giocando in contropiede. Classico comportamento della squadra italiana. Mannari dentro per Van Basten che non riesce a mettere la palla in porta. Ottavio Bianchi finalmente si alza, ma non suggerisce nulla alla sua squadra. Il massaggiatore Carmando. Ottavio Bianchi 4-1, chiede cambio. Vediamo quale giocatore della panchina farà entrare. Ci sono Neri, Giacchetta e Filardi ancora in panchina. Carannante è già entrato. Siamo sul 4-1, un risultato che ha mandato in visibilio tutto il pubblico di Napoli. Fallo su Viviani, partita che è letteralmente cambiata al 42esimo quando Maradona ha segnato il gol dell'1-0. In campo Filardi al posto di Renica, dunque un difensore centrale per un difensore centrale, anche se in realtà Filardi forse più un marcatore che non un ultimo uomo. Sì, non cambia niente, diciamo che Renica è più libero, ecco, è meno marcatore, e invece Filardi è indubbiamente più marcatore. In questa situazione, in questo frangente, credo che vada bene così, forse ecco. Vediamo che ha qualche problema qualcosa alla spalla, perché non c'era nessuna ragione tecnica per fare questo cambio. Prelevato dal Varese Filardi, proprio come dal Varese è giunto Moreno Ferrario, per moltissimi anni stopper del Napoli. Moreno Ferrario è uno di quei giocatori che con Bagni e Garella ha pagato Giordano, in quattro hanno pagato la sconfitta in campionato, il 3-2 con il Milan. Poi c'è stata una specie di sollevazione popolare a Napoli dopo questa sconfitta e il dito è stato puntato contro Bagni, Garella, appunto Giordano e Ferrario, che sono stati posti sul mercato. Va ora verso il traversone Mannari, corner in favore del Napoli. Addirittura ha trovato spazio in Serie B Salvatore Bagni all'Avellino, giocatore che fino a poco fa era un pilastro della nostra nazionale. Va ora a calciare dalla bandierina Evani, palla verso il centro, c'è la testa di Van Basten, poi allontana come può Filardi, mette la palla in corner. C'è il gol di Fusari, attenzione, il 2-1, accorcia le distanze Policano, Roma 1, Torino 2, 0-0 a Bergamo fra Atalanta e Pescara, 0-0 a Bologna tra Bologna e Lazio, Pisa in vantaggio a Ascoli con gol di Giuseppe Incocciati, Evani 4-1 il punteggio. Poi c'è Careca, un altro contropiede, Beppe. Sì, ormai l'andamento della partita è questo: Napoli arroccata in difesa, il Milan tutto in avanti, e il Napoli che aspetta queste opportunità, queste soluzioni. E ha ragione però Sacchi, perché chiede ai suoi di continuare a giocare, si augura il 4-2 o comunque certi errori non vuol più rivederli. No, dice sì, attaccate, cerchiamo il gol, però chiaramente starà chiedendo di avere un minimo di copertura. Mannari poi in area di rigore, entra anche Viviani, lo scontro con Filardi, ma c'è il fallo commesso da Viviani. 4-1. Quando si vince 4-1 in casa contro una squadra fortissima come il Milan, penso che i giocatori in campo vogliono rimanere in campo due giorni per gustare questi momenti. Sì, è vero, però in questo momento si aspettano che la partita finisca proprio per andare negli spogliatoi a gustarsi questa gioia. Rijkaard, Milan che comunque anche oggi ha dimostrato di essere una signora squadra, e ha prestato il fianco con dei contropiedi.
sbagliando la tattica del fuorigioco e facendosi colpire in contropiede. Il Napoli è stato quasi chirurgico, perché avrà fatto 6-7 contropiedi e segnato 4 volte. Diciamo che la squadra che ha giocato meglio è stata il Milan sicuramente, però ha pagato per quelle 2-3 disattenzioni, 2-3 errori che ha commesso. E il Napoli, come dicevi tu giustamente, è stata cinica, ha saputo approfittare di quegli errori, di quelle situazioni, quella mancanza di organizzazione o sufficienza da parte del Milan. Ecco, Beppe, in un certo senso la partita è finita sul 2-0 alla fine del primo tempo. Sì, praticamente sì. È stata un'ammazzata. Dopo il secondo gol che il Napoli ha dato veramente un'ammazzata per una squadra. Ma non solo per il Milan, ma per qualsiasi altra squadra non si sarebbe più rialzata. Ha avuto una reazione il Milan, però troppo poco, ecco, per una squadra del valore del Milan, appunto. Maradona all'indietro per Giuliano Giuliani, 4-1 alla San Paolo. Milan che ha lo scudetto cucito sul petto, Milan che sta ovviamente difendendo i colori dell'Italia nella Coppa dei Campioni che il Milan ha vinto 2 volte negli anni 60, 2-1 in finale contro il Benfica e 4-1 a Madrid contro l'Ajax, una serata strepitosa per Gianni Rivera e Pierino Prati. La prima Coppa dei Campioni invece porta la firma di José Altafini, che segnò 2 gol al Benfica di Eusebio. Si giocava ancora al pomeriggio la finale di Coppa Campioni quando il Milan vinse la prima volta, e invece si giocò alla sera a Madrid quando il Milan vinse 4-1 contro l'Ajax di un giovanissimo Johan Cruyff. Virdis dentro per Mussi, limite dell'area, all'indietro per Rijkaard. Attenzione a Rijkaard che va a servire Maldini, la conclusione contratta, la palla in corner. Siamo giunti al 40esimo. Hanno imbastito una bella azione quelli del Milan, hanno cercato sbocco sulla destra, non riuscendoci hanno fatto girare palla e hanno cercato Maldini, che si era inserito nella zona di sinistra. Ed è incredibile, Beppe, guardare come le panchine prendano un po' dall'allenatore che c'è seduto. Ci sono allenatori che si agitano moltissimo e tutta la panchina si agita. La panchina del Napoli invece è tutta tranquilla, non si muove nessuno perché Bianchi è tranquillo seduto. Ma l'allenatore che ha carisma, l'allenatore che ha personalità, riesce a trasmettere questo. Tutti quelli che sono attorno a lui, io parlo non solo di quella panchina, ma i giocatori in modo particolare, ricevono questi messaggi, queste emozioni, questa sensazione che loro trasmettono o che non trasmettono, come dicevi, facevi notare tu giustamente. Bianchi è uno che non trasmette niente, o quantomeno non lascia, trattiene tutto per sé, non lascia intravedere niente. Parte la punizione, palla che finisce praticamente fuori. In campo era un giocatore, Beppe, di grande carattere, di grande grinta. Era un giocatore che si faceva sentire, Bianchi. Sì, non sì, era un giocatore di qualità, ma soprattutto è un giocatore di quantità. Era un giocatore che si faceva sentire anche fisicamente in mezzo al campo. Probabilmente lui riesce a tenersi tutto dentro, probabilmente è cambiato, non lo so, ha capito o fa un grande sforzo per non trasmettere questa sua tensione, questo suo nervosismo ai giocatori. Probabilmente fa questo se è studiato, se è preparato, perché capisce che trasmettendo questo nervosismo ai giocatori potrebbe essere controproducente. Punizione per il Napoli con Maradona. Noi ricordiamo anche che Ottavio Bianchi ha vestito in una occasione la maglia della nazionale, ha giocato un tempo Ottavio Bianchi e se non sbaglio lo ha giocato proprio qui al San Paolo. Calcio di punizione in favore del Napoli con Maradona e Carnevale sul pallone. Francini, ovviamente qualcuno ha subito qualche colpo in questa partita, è stata una partita maschia, non assolutamente cattiva, una partita nella quale nessuno voleva sfigurare, ma il Milan si è trovato sotto commettendo veramente degli errori ingenui nel corso del primo tempo, al 42esimo, quando Maradona ha segnato di testa da fuori area,
solo davanti a Giovanni Galli, e quando poi Baresi ha mancato il pallone servendo Maradona. Ora una punizione calciata da Carnevale a sorpresa. È calciata molto bene, peccato che è andata leggermente alta, però è andata molto vicino all'incrocio dei pali. Andrea Carnevale, un altro di quei giocatori che non si è messo in luce subito, Beppe, però ora sta diventando un giocatore importante anche in chiave futura, anche in chiave azzurra, anche in chiave nazionale. Beh, è un giocatore che si è adattato a questo ruolo, è stato proprio l'esigenza di giocare in questa maniera. Ha giocato, sta giocando con Careca, sta giocando con Maradona e ha capito che questa squadra, giocando con questi giocatori, aveva bisogno di un giocatore che si muovesse in una certa maniera. Lui l'ha fatto, si sta sacrificando e si vedono i risultati. 3 minuti di recupero allo Stadio San Paolo, mentre Fuser segna il 3-1, Torino 3, Roma 1. Torino che ha avuto un pessimo inizio di stagione, vincendo oggi comunque sembra abbandonare le zone basse della classifica. Giunge il 2-0 della Sampdoria a Firenze, gol di Gianluca Vialli, Sampdoria 2, Fiorentina 0, finisce a San Siro, gol di Matteoli dopo un minuto. Inter prima in classifica, quota 13, a questo punto Napoli e Sampdoria salirebbero a 11, la Juve a quota 9, ha vinto 1-0 contro il Lecce, partita finita anche a Torino, si gioca praticamente solo a Napoli, 3 gli 0-0, Atalanta-Pescara, Bologna-Lazio e Verona-Como. Il Pisa ha vinto Ascoli con gol di Beppe Incocciati, Baresi, largo per Evani, continua a giocare, si giocherà fino al 48esimo. Prima abbiamo visto chiaramente Agnolini in mezzo al campo a far segno 3, e vuol dire 3 minuti di recupero in maniera inequivocabile, Beppe. Sì, ci sono state delle interruzioni, sono stati dei gol con festeggiamenti. Mi sembrano giusti 3 minuti di recupero. Palla lunga verso Maradona, che si vede però sovrastato da Tassotti. Milan che riparte con Maldini, poi c'è Evani, attenzione a Mannari che si allarga a sinistra, pallone per Maldini che lascia Rijkaard dentro per Virdis, il tocco per Van Basten non riesce, Virdis di tacco voleva servire Van Basten, ancora 2 minuti, bandiere che vengono sventolate dai tifosi del Napoli, il rinvio di Giuliani, poi il controllo di Carnevale. Napoli che, lo ricordiamo, nell'86-87 ha vinto lo scudetto, nell'87-88 se lo è visto sfilare a 2 giornate dalla conclusione del campionato, e quest'anno ovviamente il Napoli punta a rivincere il tricolore. Inter e Sampdoria, Juventus permettendo, ovviamente c'è anche il Milan che è sempre un brutto cliente, Milan campione d'Italia, anche se oggi esce sconfitto 4-1, il pallone di Van Basten poi allontana come può Crippa, palla che viene controllata da Tassotti, tutti i giocatori della metà campo del Napoli. Mussi cerca spazio, il pallone dentro per Rijkaard, poi c'è Viviani che va a servire Maldini, il tocco per Van Basten non riesce a concludere. Non è stata una gran partita quella di Van Basten oggi. No, assolutamente no, sono stati bravi i difensori del Napoli a chiudere gli spazi, poi anche questo frangente a dimostrazione che probabilmente non è in giornata. Qui però hanno sbagliato un po' tutti quelli del Milan, perché hanno cercato la percussione centrale, invece devono giocare per vie esterne, perché il Napoli ormai è chiuso tutto in difesa. Tutto il Napoli che protegge questo 4-1, di certo è un risultato rotondo, è un risultato del quale andare sempre fieri. No, un risultato che non fa una grinza, anche se l'abbiamo detto più volte, è stato il Milan gli ha dato una mano, però il calcio è questo, il Napoli ha approfittato, è stato cinico ed è giusto così. Qui c'è un fallo di Baresi su Nando De Napoli. Nando De Napoli al 93esimo sembrava ancora posseduto dal demonio, Beppe.
È uno... ha trovato la forza di andarsene in velocità. È uno che ce n'ha sempre, è uno che non si esaurisce mai. È però... finita qua, è finita qua, 4-1, Maradona voleva calciare la punizione. In un certo senso Arrigo Sacchi sorride, dall'altra parte sa che il Milan non può essere questo. No, assolutamente no, ha fatto delle cose egregie, ha fatto delle cose importanti e ha sbagliato anche. Dopo 7 partite l'Inter è in testa al campionato con 13 punti, seguito da Napoli e Sampdoria a quota 11, la Juve a 9, il Milan a quota 8. Da uno stadio San Paolo in festa, Cesare Barbieri e Beppe Savoldi vi augurano buona serata.